troviamo all'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato d'Imperia per la presentazione del libro della Lancia 037. Siamo qui in compagnia dell'ingegnere torinese Sergio Limone. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, volevamo chiedere che cosa ha portato come innovazione nella Lancia Rally 037? Come innovazione sicuramente il modo di costruire la vettura, la filosofia della vettura. La vettura è molto semplice, facile da riparare, sapevamo di dover essere immediatamente vincenti perché stavano in quel periodo stavano nascendo le vetture a quattro ruote motrici per le corse, per cui noi che eravamo impegnati con una vettura a due ruote motrici sapevamo di dover fare un progetto ambizioso ma anche realisticamente vincente a tempi brevi, per cui c'è stata la filosofia del veicolo mirata a fare una vettura semplice da costruire, da mettere a punto e da gestire. Ecco, l'auto alla quale si sente più legato qual è? L'amore non si scorda mai, in qualsiasi campo, sia personale sia tecnico, perché sicuramente la Lancia Rally. Altre vetture a cui mi sento legato sono la 155, sia la DTM sia il BTCC, la Palio, fatta per uno dei miei ultimi lavori prima di andare in pensione, macchine strane, la Panda, ci sono tante macchine a cui mi sento legato, prima di tutte la Lancia Rally. Ecco, se si può chiedere il suo sogno nel cassetto, la macchina che avrebbe voluto progettare? Domanda impegnativa, forse una delle macchine che ammiro di più, la Citroen DS del 53, quella sicuramente è stata una macchina fantastica, molto complicata, difficile da realizzare, un grosso passo avanti rispetto alla, allo standard di quegli anni, a differenza delle macchine da corsa dove c'è praticamente un leader, qui diciamo che la progettazione è più la somma di tante esperienze, comunque sicuramente una delle macchine preferite per me è quella. Ecco, poi come ultima domanda, un consiglio che può dare ai giovani che diciamo diventeranno progettisti? Beh, non demordere mai, anche quando ti sembra che il vento ti spinga contro oppure sia cessato. Bisogna avere il coraggio di insistere, trovare nuove strade e non scoraggiarsi, specialmente in questi tempi che da un lato offrono maggiori possibilità tecniche rispetto a quelle che erano i miei anni. Io sono arrivato nel 72, quindi in una situazione completamente diversa. Per contro una situazione economica più complessa, più attenta al valore del denaro, all'uso di ogni singolo euro, per cui rende difficile esordire. Chi vuole fare progettista, sia di macchine da corsa, ma di qualsiasi cosa, deve prepararsi bene e sicuramente non demordere mai. Grazie a Sergio Limone, un pezzo di storia che rimarrà impresso in questo libro, Lancia Rally 037.